Benvenuti su Cuori di Tenebre True Crimes, sono Claudia. Oggi vi porto un altro caso per la playlist True Crime Africa ed esattamente il caso di Bright Djantali, che è considerato il peggior serial killer mai documentato in Zimbabwe. Innanzitutto perdonatemi per come massacrerò i nomi delle persone e delle località. Ad ogni modo, per comodità, vi ho messo qui brevemente una cartina dello Zimbabwe in modo tale che possiate capire dove è localizzato in Africa e anche i luoghi in cui sono avvenuti i vari delitti del serial killer. Allora, lo Zimbabwe in ordine orario confina con il Mozambico, il Sudafrica, il Botswana, non so se la Namibia abbia un punto di contatto o meno, e lo Zambia. Vi prego di focalizzarvi sulla capitale Harare. Al di sopra di Harare vedrete Glendale, poi se andate sotto ad Harare sulla destra Morondeira, ancora più a destra Nyanga, sotto Rusape e poi ancora sotto Mutare. Queste sono i luoghi, le comunità in cui ha prevalentemente operato il serial killer. Bright Djantali nasce nel 1986 a Concession, che era a 45 km dalla capitale Harare. Era considerato dalla famiglia e dagli abitanti di Concession un bambino buono, obbediente e non aveva mai dato problemi ai genitori. Era socievole, aveva buone maniere, amorevole, gentile, timorato di Dio e, tra le altre cose, Bright, che in inglese significa anche intelligente, aveva questo nome che gli era stato dato dal padre, e quando si dice in nomen omen, questo era proprio il caso, perché era un bambino e poi un ragazzo estremamente intelligente, era il primo della scuola negli studi primari e poi negli studi secondari, anche lì si diplomerà con 7 A e solo una B. Era solito aiutare i suoi compagni di classe e dopo diplomato, quando la scuola non aveva l'insegnante di ruolo per matematica e scienze, chiameranno proprio lui per insegnare queste materie e lui le insegnava senza libro, praticamente aveva tutto nella sua testa, faceva le lezioni, poi faceva delle note per gli studenti affinché potessero poi rivedersele a casa. Quindi possiamo dire che questo ragazzo era praticamente una persona perfetta, bravo, buono, intelligente, eccetera. Però si mostrava già qualche piccolo campanello d'allarme perché, ad esempio, uno dei bambini che aveva frequentato la scuola, bambini e ragazzi, che aveva frequentato la scuola quando lui ha insegnato matematica e scienze, ha dichiarato che era un bullo e che maltrattava i bambini. Da bullo poi passerà a diventare un ladruncolo. Questo fatto potrebbe anche apparire una cosa da poco, una fase della vita che magari molti hanno sperimentato, tuttavia era indice di qualcosa di molto più grave, cioè c'era qualcosa di oscuro che stava covando in lui. Sebbene intelligente e portato per gli studi, i genitori non avevano i soldi per mandarlo all'università, quindi non si capisce se magari la sua mente brillante stava soffrendo per il fatto di non avere stimoli, di non avere motivazioni. Comunque, a tutti gli effetti, diviene un ladro, tanto che il lungo braccio della legge lo raggiungerà nel 2012,
per violazione di domicilio e furto. Verrà quindi condannato a 7 anni di carcere, ma ne sconterà solamente 5 perché poi evade. È stato arrestato tante volte e tante volte è riuscito anche a farla franca. Scappato dalla prigione, troverà rifugio dalla sorella a Glendale. La sorella lo troverà pentito e lui le prometterà che non l'avrebbe più fatto. Tuttavia, è solo l'inizio di una pagina oscura nella storia dei serial killer in Zimbabwe. La prima vittima sarà vicino al lago Chiavaro, lago che fornisce di acqua la capitale Harare e che dà con la pesca da vivere a tantissime persone. Jantali quindi arriva nella città di Marimba, vicino a questo lago, e fingendosi un ranger, si era infatti messo una maglietta dei Zimb Parks, si avvicina ad una donna dicendo che aveva del pesce da vendere. Dove ha incontrato questa donna? Praticamente la zona del mercato, e in quel periodo vi era una particolare scarsità di pesce. Lei chiama anche altri suoi colleghi, poi chiedono giustamente di vedere questo pesce. Tuttavia, Gintali risponde che lui lavorava per lo Zim Parks e aveva lasciato il pesce al lago. A quel punto, tra le persone che erano lì, c'era una donna che ne aveva bisogno subito, al che le ha detto: "Vieni con me al lago e te lo prendi." Mentre alla signora che aveva contattato all'inizio, ha spiegato, dice: "Guarda, il pesce te lo porto domani." Io credo che queste fossero tutte venditrici di pesce lì nel mercato. Questa signora proverà poi a contattare quella che era andata a prendere il pesce al lago il giorno stesso, ma non riceve risposte e continua così per diversi giorni. A questo punto chiede alle altre persone lì al mercato e le dicono, dice: "Guarda che da quando è andata con lui è sparita, non l'abbiamo più vista." Fatto sta che dopo una settimana trovano un corpo in decomposizione talmente avanzata che solamente un amico sarà in grado di identificarla dalle gambe. Accanto a questo corpo vi erano i resti bruciati dei suoi vestiti e dei suoi averi. Risulterà poi che la donna era stata violentata e poi strangolata. Questo primo omicidio porta a Giantali una voglia insaziabile per altro sangue. Quindi che cosa fa? Ritorna di nuovo a Marimba, ossia il villaggio, la città accanto al lago, e prova di nuovo con una donna a dirle che vuole venderle il pesce. Ma a questo punto, vicino alla donna, arrivano diversi uomini che gli chiedono: "Ok," dice, "facci vedere il pesce." E lui ha detto: "No, non ce l'ho con me, ce l'ho al lago." A quel punto gli uomini lo hanno immobilizzato e lo hanno portato alla polizia. Lui che fa? Manda subito un messaggio di testo alla sorella dicendogli che era stato arrestato dalla polizia di Marimba. Le sorelle vanno a Marimba, ma quando arrivano dicono loro che il fratello era stato portato sulla scena del crimine e vengono a sapere da altre persone quello di cui era accusato, cioè di avere violentato e ucciso una donna. A questo punto anche le sorelle iniziano ad avere dei dubbi, tuttavia lui nega, nega, nega sempre. Giungerà a dire alle sorelle che lui aveva confessato quel crimine solo e unicamente perché era stato picchiato violentemente alla stazione di polizia. Giantali
Tali che cosa fa? A questo punto prende i moduli per richiedere la liberazione su cauzione, se li autocompila, li presenta e con l'aiuto della madre, alla quale richiede 15.000 dollari dello Zimbabwe, che corrispondono più o meno, diciamo, a 39 euro, paga la cauzione e nell'ottobre del 2021 e esce dal carcere. A quel punto nessuno poteva immaginarsi l'orrore che avrà luogo da lì in poi. I suoi stupri e la furia omicida lo portano in diverse città, come vi avevo detto all'inizio: Glendale, Nyanga, Rusabe, Mutare, Morondera, ed è proprio nelle savane di Morondera che farà il suo territorio di caccia. E su tutti questi casi di cui è accusato, a Morondera farà 9 vittime. La pastora, immagino anglicana, Nila Maringhe, era andata a cercare un posto tranquillo dove leggere la propria Bibbia quando Gentali la incrocia e le chiede di avere un rapporto sessuale. Lei si rifiuta, al che Gentali si infuria, l'attacca, la violenta e dopodiché le dà un colpo di ascia sulla testa uccidendola. Il corpo della pastora verrà ritrovato mezzo nudo poi da un uomo che prontamente andrà ad informare la polizia. All'interno della Bibbia della pastora verrà ritrovato un foglietto su cui era scritto: "Uccido le donne che non fanno come dico io". Passano pochissimi giorni e Giantali ucciderà un'altra donna sempre a Morondera, in una piantagione. Gogo Kaomba era andata a raccogliere della legna da bruciare. Quando la nipote torna a casa, vede che non era ancora rientrata e si preoccupa perché questa Gogo aveva dei problemi con la pressione e quindi ogni tanto sveniva. Ha aspettato che tornasse il marito e col marito sono andati a cercarla. L'hanno trovata dopo 3 giorni in avanzato stato di decomposizione e con gli occhi che le erano stati strappati dalla testa. Uno spettacolo orribile e il panico a quel punto inizia a diffondersi. Un testimone dirà poi che c'erano stati anche tanti stupri, ma che tantissime donne non avevano denunciato, non avevano detto niente per paura, e alcune persone, alcune donne si faranno avanti invece dicendo di aver incontrato Giantali che magari le voleva attrarre o portare da qualche parte, ma loro hanno avuto paura e non sono andate salvandosi. Gli oggetti che la pastora aveva con sé sono stati tutti ritrovati sul posto, tranne l'ascia. Allora, l'ascia, spesso sentirete di queste asce, vanno in giro con l'ascia perché spesso vanno a tagliare la legna per poi ardere a casa. Si verrà a sapere dopo che è stato catturato che Giantali ha addirittura partecipato al funerale e durante il funerale ha cercato di attirare a sé un'altra donna dicendole che le avrebbe offerto un gelato, ma questo ha rifiutato. Un altro testimone dirà che vi era una donna che conviveva con questo Giantali e che diceva che lui tornava spesso a casa con gli abiti coperti di sangue, ma lui le rispondeva: "Io macello le mucche".
Gentali, insomma, si era praticamente trasferito lì e quindi, anche se le comunità di Morondera speravano che l'incubo fosse finito, lui aveva intenzione di continuare a spargere sangue. Una sera, Gentali incontra Betty Mlambo, che era una prostituta, e si accorda con lei per passare una sera. Dopodiché, però, l'accordo sarà per la sera dopo, per la sera dopo, insomma, passerà una 7 notti con questa donna senza farle niente, finché un giorno le lega le mani, la strangola, la copre con delle coperte e le dà fuoco. Se ne va e quando hanno chiamato i vigili del fuoco per spegnere l'incendio, lui è tornato sulla scena del delitto, in pratica, come aveva fatto un po' anche andando al funerale, e osservava, seduto su di un albero in alto, quello che succedeva al lavoro dei vigili del fuoco, anche per scoprire se qualcuno magari lo potesse aver notato. Nessuno lo ha notato perché nessuno sapeva com'era realmente. Infatti, molte persone testimonieranno dopo che è stato catturato, quando hanno visto le foto sui giornali, in televisione, hanno capito che avevano avuto dei contatti con lui o che erano state fortunate a scappargli, insomma. A questo punto, Giantali decide di cambiare territorio di caccia e si muove nella città di Mutare. A Mutare, a Christmas Pass, rapirà una maestra delle elementari e i genitori la cercheranno per 3 mesi, ma è scomparsa. Dopodiché sarà il turno di Miss Zeque a scomparire. Lei era una venditrice di scarpe e era uscita come tutti i giorni, ma non era mai rientrata. La famiglia ne denuncia la scomparsa 3 giorni dopo e la polizia ha anche chiamato le autorità in Mozambico, il paese confinante, perché questa signora ogni tanto andava a vendere le sue scarpe anche lì. Tuttavia, dal Mozambico hanno detto no, che non la vedevano lì ultimamente. E in marzo, quando Giantali verrà catturato, dirà alla polizia di aver violentato, ucciso una donna che vendeva scarpe dopo averla tratta in un posto isolato a Christmas Pass e aver occultato il suo corpo lì. Giantali lascia in fretta Mutare e va nella città di Rusabe e qui scomparirà anche un'altra donna di nome Fazzai. Una sua amica dirà che erano assieme in un locale, birreria, qualcosa del genere, e che lei poi era andata via lasciando Fazzai insieme ad un uomo. Il giorno dopo, quando ha provato a chiamarla, non riusciva a mettersi in contatto con lei. A questo punto hanno riportato il fatto alla polizia. La polizia, poi, dopo 7 giorni, le ha chiesto di portare una sua foto e la dichiara persona scomparsa. Scopriranno della morte della loro amica solamente quando Giantali, già arrestato, confesserà e quindi verranno portate sul luogo dove era il corpo per identificarlo attraverso i vestiti o se era possibile visivamente, non so in che condizioni fosse. Quando hanno ritrovato il corpo di Fazzai, è venuto fuori anche che un'altra ragazza all'interno di quel locale era stata contattata prima di Fazzai da Giantali e che era lei, diciamo, l'obiettivo che aveva scelto. Tuttavia, questa Florence
gli aveva dato praticamente il 2 di picche e la povera Fazzai ha preso il suo posto. E lei non è stata l'unica a sfuggire alla grinfia della morte, perché c'è stata anche una prostituta alla quale Giantali aveva proposto di andare con lui per 10 dollari e lei ha accettato. Ma quando hanno raggiunto un posto isolato, l'ha presa per le mani e a quel punto le ha confessato che voleva ucciderla. Allora lei ha lottato ed è stata così fortunata da riuscire a scappare. La ragazza ha testimoniato che Giantali si è avvicinata a lei, l'ha minacciata di ucciderla se non lo seguiva e se non seguiva le sue istruzioni. Quindi l'ha seguito per 80 metri dentro il bush e lì è stata violentata. Dopodiché Giantali gli ha consigliato di non camminare mai più da sola la notte. E le ha ordinato di andare e non guardare mai indietro. E anche questa ragazza, diciamo, si è salvata la vita. Vi aggiungo altri casi che ho trovato su fonti diverse. Non so se questi siano venuti fuori durante il processo. Comunque ha ucciso una prostituta ad Harare, Priscilla Cidacqua. E la violenta, la strangola e il corpo è stato trovato in un fosso il giorno dopo. Poi Magnara Cisola, che aveva un terreno e Giandali ha fatto finta di volerla affittare, sono andati a casa sua per firmare il documento di leasing in pratica. Quando lui l'ha attaccata, l'ha violentata e l'ha uccisa con 3 colpi con il retro dell'ascia, non dove c'è la parte di taglio, ma dietro il manico. E poi le ha rubato tutti gli oggetti di valore. Dopodiché, Spiwe Nyamoto, che anche lei era una ragazza di strada in pratica, l'ha abbordata in un club. La paga per la notte, la violenta, la pugnala a morte, dopodiché butta il corpo nel bacino delle acque di scarico e le ruba i soldi. Il corpo è stato scoperto dopo 2 settimane dalla polizia e sono stati anche scoperti, rinvenuti più che altro, 2 cellulari che erano stati in possesso di Giantali. Poi c'è Miss Mairie, che lo incontra alla fermata del bus e lei andava a raccogliere i funghi. Lui si offre di accompagnarla, la violenta e le rompe la testa. Dopodiché la seppellisce in una buca poco profonda che copre con erbe e arbusti. Anche qui ruba i suoi averi. E Miss Cipogra. Ali era andato a casa sua e la strangola mentre dorme. La polizia, che stava veramente con l'acqua alla gola, a un certo punto ha una svolta fortunata, ossia mentre guardano i tabulati telefonici delle vittime, vedono che l'ultima chiamata è sempre lo stesso numero. A questo punto cercano chi era il proprietario di quel numero e viene fuori che era la moglie di Giantali. Sì, perché Giantali era sposato con Silence, la moglie, e aveva anche un figlio. Silence quindi un giorno si trova circondata dalla polizia che la porta in caserma e la interroga e lì capisce che tutti i messaggi che riceveva o le telefonate dal marito che arrivavano da numeri diversi erano i numeri in pratica dei cellulari delle donne che aveva ucciso. Lei non se n'era mai resa conto e convince i detective che lei
era totalmente all'oscuro di tutto e non era una complice. E per provarlo decide di collaborare appieno anche nel tendergli eventualmente una trappola. Giantali tornava a casa ogni 3 mesi o più. Stava un po' e poi ripartiva. Silence quindi promette alla polizia che ogni volta che il marito avesse chiamato o mandato dei messaggi, lei li avrebbe contattati subito. Silence del marito dirà che quando si erano conosciuti e poi sposati, lui era un uomo affettuoso, romantico, che andavano a raccogliere la legna da ardere assieme, che avevano avuto tante esperienze e avventure emozionanti e che le si spezzava il cuore a sapere che cos'era diventato. Inoltre aggiunge che aveva visto un cambiamento drastico del marito quando era rimasta incinta. Da lì era diventato cattivo, la picchiava. E la picchiava violentemente anche quando appunto era in gravidanza avanzata. Silence dichiarerà anche: mi picchiava finché la padrona di casa lo implorava di perdonarla e lasciarla stare, e la stessa in segreto mi diceva di lasciarlo prima che mi uccidesse, ma la ignoravo. Solo adesso mi rendo conto che mi avrebbe potuto uccidere sul serio. La fortuna ha voluto che un giorno Giantali è tornato dalla moglie e mentre si avvicinava al luogo dove abitavano, un bambino del villaggio l'ha visto e è corso ad avvisare la moglie che per tornare a casa ha fatto un percorso diverso. E ha chiamato la polizia. La polizia è arrivata, l'ha subito arrestato e messo in catene. E questo è successo il 19 marzo del 2022. Bright Giantali è stato accusato dell'uccisione di più di 24 donne, ha confessato gli omicidi e volontariamente ha dato informazioni su alcuni omicidi che la polizia non aveva nemmeno collegato a lui. È un ladro, uno stupratore, tante donne ancora vivono con le ferite psicologiche che ha provocato loro, è un omicida che ha ucciso con brutalità, noncuranza e cattiveria, devastando tante e tante famiglie. La cosa più triste è che la maggior parte dei crimini è stata fatta mentre era fuori su cauzione, quando avrebbe dovuto essere dietro le sbarre. Essendo stato arrestato nel marzo del 2022, non so se il processo si sia concluso o meno, perché in tutti gli articoli, in tutti i video che sono riuscita a trovare, la gente dice di sperare che venga condannato al massimo della pena, che in Zimbabwe è l'ergastolo. Quindi mi viene da pensare che il processo sia ancora in corso, probabilmente perché ci sono tantissimi cold case e magari la polizia sta cercando di vedere se riesce ad avere il maggior numero di informazioni, magari per chiudere altri casi che appunto sono rimasti impuniti e che potrebbero essere attribuiti a lui, non per chiudere il caso chiaramente, ma perché li ha fatti veramente lui. Al processo Giantali si rappresenta da solo, non avendo voluto prendere un avvocato, ma non ha mai mostrato nessun senso di rimorso né rispetto per la vita umana. La maggior parte delle persone che lo hanno conosciuto ancora non riesce a spiegarsi come una persona che sembrava così buona, attenta, intelligente, eccetera, eccetera, possa avere avuto questa svolta diventando un mostro.
Questo forse si saprà se gli faranno forse delle perizie psichiatriche. Non si può speculare sul perché. Siete arrivati fino a questo punto, io vi ringrazio per la gentile attenzione. Se avete qualche considerazione su questo caso e desiderate condividerla, potete lasciarla nei commenti. Se vi è piaciuto il video, potreste lasciare un like o magari iscrivervi al canale. E niente, io vi aspetto per un prossimo caso di True Crime e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.